Buonasera ragazzi, come vedete la location è un pochino differente. Questa che vedrete sarà una puntata un pochino diversa perché io e Marino ormai sono 15 giorni che non ci vediamo, ci sentiamo ovviamente, però per motivi strettamente personali abbiamo deciso di separarci in questo periodo e così sto montando dei video di quelli che sono un pochino i retroscena, quello che succede, quello che nessuno vede ed è simpatico, simpatico perché a volte escono fuori delle cose che... È meglio, noi negheremo tutto, ovviamente, qualsiasi cosa voi vedrete, noi la negheremo, quindi non lo dite in giro, ok? Vi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, sicuramente nelle prossime settimane uscirà anche il viaggio del ritorno e tante altre cosucce carine. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, schiacciate la campanella così vi arriva l'avviso. Abbiamo visto che abbiamo tantissima gente che guarda i video e più del 60% non è iscritto al canale. Se vi iscrivete, aiutate noi, aiutate il canale a crescere, che è una cosa sempre bella, buona e giusta. E adesso divertitevi. Ciao! Ah, eccoti! Hai caldo anche tu? Già no, vado a fare la colazione, voi fate che cazzo volete, ciao! Allora, come vi abbiamo anticipato ieri, stiamo tornando in Italia. Lo facciamo via autopista. Anzi, no. Non so se sto mangiando rucola o betulla. Ed ecco qua, Ma il primo questo con tutte le sarasso. corsie che c'erano doveva proprio girare qui. Vabbè, ma i francesi, vabbè. È già il secondo che mi fanno scherzo così. Guidano come i cunesi, no? No, i Chi è che sono quelli che guidano male? I vercellesi? cunesi, alessandrini, vercellesi, no. Tutti guidate male, No, guida noi anche i novaresi. vercellesi. No, i novaresi guidano No, benissimo. sì, i trattori, però. Delle Guidano male chi risate. non è capace a guidare, al solito. Ah, ma qua sono con la targhetta. Andiamo bene. Solo tessera. Non lo so, te lo dico. In più non è neanche capace. Già che hai 50 euro pronti mi fa sudare freddo. Quanto cavolo costa sto casello? 20 euro minimo. Dici? Però ti metti davanti, sei pure stupido, non sei capace. Tiralo. Aiuto! Ecco, la nostra solita fortuna. È come quando sbagli la cassa. Sì, al supermercato. Introduca il biglietto nel senso delle frecce. Lo giri. Ok. Oh, adesso magari noi facciamo lo stesso, eh. Non lo so, non l'ho mai trovata così complicata questa cosa. Però tutto nella vita può succedere. Olè. Ah, no, aspetta, adesso c'è il resto. E se gli 8 cade, milioni di euro scenderà. di resto. Ha chiesto scusa. Vuole 30 centesimi? Ma c'è il casellante qui. Casellante, non andare poi c'è ecco la tangenziale da pagare e poi tutta la Milano Torino e il resto fare finta di niente. Grazie. 10,70 euro. Io 10 e 9,30, tieni. quindi cosa facciamo? 9, 30. Introdurre il denaro con la testa. Manca 1,50 euro.
Ci rimetto io, barbone. Per tirare le monete rifiutate. Per tirare le monete rifiutate dallo sportello. Ah, le piccole non le vogliono. Ma metti 1,50 e li prendi qui. E il resto, basta. Arrivederci. Magari la slot machine, ma cos'è? Ma guarda te, tutti in 5 centesimi. Non li vuoi, però che cazzo me li dai? Ma pensa a te. Come siamo le cozze qua. Non posso pubblicarlo questo. Perché? Troppo mosso, è iniziato il rally. Bene, buongiorno, siamo in Italia, si vede dai capelli. Cazzo c'entra? Aspetta che non si vede, non ti si vede, siamo così. Mi interrompi ancora? No, io non parlerò mai dei tuoi video. È ottico, cazzo. Lo so, ma mi hai fatto...